cerchi storia della palla a nuoto e trovi Lazio Nord e Canottieri Napoli, l'eterno confronto, la sfida lunga più di un secolo, la battaglia nel rispetto della sfida e di questo meraviglioso sport, anche oggi in questa sesta giornata del campionato A2 Girone Sud. Il fischio, primo face to face, giù il galleggiante e possesso strappato di un soffio da Giacomone, con vantaggio dinamico per la Canottieri sul braccio, il primo tiro e la conclusione, il gol di Borrelli. Marini alza il destro, Marini, il pareggio di Gigi Marini, mano calda subito in questa via, 1-1. La conclusione allo scadere, palla che resta in possesso, Canottieri che trova una grande rete con Tozzi, fallo semplice, prende il fondo Esposito, palla al centro e la marcatura. 4 secondi per concludere, grandissima marcatura del numero 6 Florena, un gran gol, arriva sul fondo, palla per Vittorioso, Antonio Vittorioso per l'ennesima volta nella sua carriera finisce nel tabellino, cambia fronte per Giacomone, Olivia ancora per Leporale, una super azione biancoceleste, mette a sedere la Canottieri nell'occasione e Lazio a meno 1, Leporale. Alberto Costanzo, scusatemi, da qua non sempre è facile riconoscere i numeri, ma in questo caso lo vediamo bene, il numero 7, Nicola Bucan per il pareggio biancoceleste, 4-4. Vittorioso il tiro, l'angolo perfetto per il più uno Lazio, cerca con lo sguardo Leporale, lo trova adesso con un super pallone, un super gol di Matteo Leporale per il più due, ma cosa ha fatto Gigi Marini? Sarà di finta il tiro, la palla che entra anche con l'aiuto dell'acqua dopo il rimbalzo, a segno conforto. Palla che cade al centro, difesa ottima, espulsione teschiata a Tresa ancora una volta, ma cosa sta vedendo l'arbitro da una parte e dall'altra? Gioca veloce, trova il gol, un gran gol, il numero 5 conforto, Bucan a spazio, Bucan il tiro, la rete, 7-6, Bucan, prova Cappuccio a toccarla ma la deviazione non è così potente e allora la Lazio torna avanti. Va conforto, sentite che fischi da parte del pubblico, parte conforto il tiro, la guarda Piccionetti che prova ad avvicinarsi al pallone, non riesce a deviare, a disposizione la Lazio che attacca adesso con Gatto, va al centro da Nenni, si gira, Nenni, espulsione, ma era rigore, si era girato, era rigore, non fischia l'arbitro, ancora una volta protagonista. E allora solo uomo in più per la formazione biancoceleste, che però con Bucan trova comunque l'8-7, una grande rete, una grande responsabilità dello straniero che trova la tripletta e l'8-7, 7, 6 e mezzo col portiere della Canottieri che sale, Cappuccio chiede palla, l'arbitro prende un'espulsione la Lazio, 3 secondi, Cappuccio palla in mano, 1 secondo, Cappuccio il tiro alla conclusione, la rete allo scadere del portiere Cappuccio per l'8 pari all'ultimo istante di gioco, con la panchina biancoceleste infuriata per quanto visto, vanno dagli arbitri, Ruffelli che prende a calci un birillo. Brava la Canottieri a crederci fino all'ultimo, ma obiettivamente quello che abbiamo visto non ci è piaciuto.